Bentornati a Figure to Euro Edition, la vostra rubrica di approfondimento interamente incentrata sul pattinaggio artistico a rotelle. La stagione sta per iniziare, manca poco, a febbraio comincerà il circuito nazionale inline che oramai da tradizione apre la stagione agonistica, a febbraio ci saranno i primi raduni della nazionale. Per una annata sportiva che si preannuncia lunga e anche molto concentrata, anche perché ci saranno i World Skate Games, come sappiamo, in Italia, e anche se in maniera ufficiosa già sappiamo che si svolgeranno a Rimini, che è un po' un luogo leggendario per la disciplina, soprattutto per una specialità, ovvero quello delle coppie d'artistico. E oggi abbiamo intercettato probabilmente la leggenda più grande, numeri alla mano, della disciplina, perché ha un curriculum agonistico che parla per lui, pluricampione mondiale con Patrizia Palazzi e Rossi, e oggi è uno dei tecnici più importanti di riferimento per la disciplina, non soltanto in ambito nazionale, ma soprattutto in ambito internazionale. Avrete già capito che stiamo parlando proprio di lui. Signore e signori, solo per voi, Patrick Venerucci. Benvenuto, Patrick. Cioè, mi hai fatto emozionare con una presentazione del genere. Vabbè, diciamo che quando si tratta di atleti, ex atleti, nel tuo caso allenatori come voi, noi abbiamo proprio una rubrica che si chiama Leggende, e tu sei un po' tutto, perché sei una leggenda, ma sei soprattutto un allenatore importantissimo, punto di riferimento per una disciplina difficilissima, no? La più difficile in assoluto, ma anche la più spettacolare, soprattutto quando è fatta molto bene, anche se non è facile farla bene, e ne parleremo appunto durante questa chiacchierata. Prima di iniziare, Patrick, volevo appunto, parlando di coppie, un tuo commento, perché l'anno si è aperto con una notizia straordinaria per noi, perché Matteo Guarisi ha vinto i campionati europei con Lucrezia Beccari, pattinaggio di figura, ma tu è stata una leggenda, un'altra leggenda delle rotelle, l'hai cresciuto da quando era piccolo. Ha sfiorato il podio tante volte con Nicole Della Monica, purtroppo non c'è mai riuscito, a volte veramente per centesimi, pensiamo al 2019. Quali sono state le tue sensazioni quando l'hai visto sul gradino più alto? Vabbè, allora, innanzitutto, Matteo è nato da noi, è nato a Rimini, ha fatto coppia con mia figlia, hanno vinto i campionati mondiali a rotelle, quindi l'abbiamo sempre seguito, anche quando ha cominciato la sua avventura nel ghiaccio, gli siamo stati sempre vicino, abbiamo seguito le sue performance e anche aiutato, perché tante volte la Cristina andava a allenarlo a Milano, io sono andato ad allenarlo, è venuto a Rimini, sai, perché poi alla fine la parte senza pattini off ice, insomma, è abbastanza simile, quindi ha mantenuto, diciamo, la nostra scuola, e anche lui ci è stato sempre vicino. Quando ci ha chiamato appena finito la gara, guarda, è stato un'emozione. Noi l'abbiamo seguito naturalmente in diretta, e poi insomma ci venivano giù le lacrime, perché vedere Matteo e Lucrezia vincere questi campionati europei è stata proprio una cosa fantastica, e penso sia l'unico al mondo che sia riuscito in questa impresa a passare dalle rotelle al ghiaccio, insomma, ad avere questi risultati. Ha fatto un lavoro immenso, veramente, e se lo merita tutto. Sì, devo dire che io pure, che non sono facile di lacrime, ho pianto pure io molto, perché rappresenta veramente un po' tutti noi. Cioè, lui è passato al ghiaccio, ma rappresenta le rotelle. Tra l'altro è stato appunto, ha scritto pagine di storia, ha vinto un mondiale, ma non solo, perché con Sara poi ha vinto tutti i campionati junior, i campionati giovanili, sì, no? Sì, sì. Ha avuto un'esperienza lunghissima di trionfi. Tra l'altro, Patrick, le coppie d'artistico forse sono la disciplina, la specialità che ha più... c'è un po' più di similitudine con il ghiaccio, cioè ci si interfaccia spesso a quello che, di quanto ne so io, tra le due specialità, no? Anche perché molto spesso vediamo sul ghiaccio qualcosa che, certo, da noi c'è stato molto prima. Guarda, c'è stato un bel connubio, e c'è ancora, insomma, un bel connubio sul ghiaccio, a partire da, insomma, diciamo dal fatto, da quando è cambiato il regolamento roll art, in effetti prende molto spunto dal ghiaccio, sai, lì hanno forse un po' più di esperienza, hanno l'esperienza anche olimpica, quindi, e questo vuol dire molto, quindi ci siamo basati molto anche sul regolamento del ghiaccio, perché è molto spettacolare. Poi per alcune cose, magari specialmente in coppia artistico, noi abbiamo un regolamento un po' più libero, quindi alcune cose acrobatiche forse
risaltano ancora di più con le rotelle, però sai, la velocità, l'ampiezza del ghiaccio e tutto è una cosa bellissima, e quella è, non si può imitare con le rotelle, però diciamo ci siamo andati molto vicino. E poi è stato bello, la collaborazione è nata, guarda, quando ci sono stati le Olimpiadi a Torino, gli anni precedenti mancavano delle coppie artistiche. E io sono stato contattato, a quell'epoca ancora ero atleta, quindi sono stato contattato dalla Federazione del Ghiaccio per cominciare a allenarmi, per provare a fare coppia e a portare una coppia alle Olimpiadi, perché all'epoca la nazione organizzatrice delle Olimpiadi poteva iscrivere direttamente una coppia senza dover fare tutte le varie qualificazioni. Poi mi sono allenato molto, scusate, fra Bologna, Roma, Milano, però purtroppo non siamo riusciti a trovare una partner per riuscire a fare in poco tempo, ecco, quella competizione. Però da lì poi dopo, quando ho smesso di pattinare, sono stato contattato sempre dalla federazione per aiutare, insomma, nelle cose in cui siamo simili, quindi nella parte off ice e anche qualcosa con i pattini. E visto che io mi ero già allenato, insomma, mi riuscivo anche a mettermi i pattini in pista, ho cominciato ad aiutare soprattutto appunto le coppie artistico. E da lì è continuata. Ogni tanto ci vediamo, ogni tanto facciamo stage. Noi abbiamo preso magari qualche allenatore o coreografo per far vedere nei nostri stage i nostri ragazzi. Noi andiamo sul ghiaccio per vedere loro. Quindi c'è una bella collaborazione. E in questo periodo, diciamo, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, insomma, le coppie artistiche in Italia sono cresciute molto. Assolutamente. Tra l'altro è incredibile, perché quando si parla di grandi ex atleti come te, ma penso anche a Luca Dall'Isera, Piombuto, Daniele Morandin, diciamo sempre che voi facevate un po' roll art senza roll art. No? Cioè, nel senso, se vedo un sollevamento di tuo con Brice Palazzi Rossi, vedo un sacco di feature che all'epoca magari non neanche richieste, no? Però c'erano. Oggi come la vedi? Cioè, dalla tua esperienza, che comunque hai fatto white per tutta la tua carriera, tra l'altro prima col 6, poi col 10, ora come vedi le coppie? Allora, guarda, hai toccato un tasto molto importante, perché in effetti il roll art è una cosa bellissima, però ci sono, per esempio, l'unica cosa che un po' insomma mi manca rispetto al white. Allora, diciamo che il roll art predilige la qualità, quindi c'è un regolamento molto diciamo rigido sulla parte tecnica e dovrebbe prediligere, insomma, l'obiettivo è quello, lo scopo è quello, la qualità di ogni passo, di ogni elemento anche tecnico che si esegue. Nella coppia artistico, purtroppo, quello che adesso viene a mancare è un po' la fantasia. Allora, una volta noi potevamo permetterci magari di inventare una nuova figura e farla direttamente alla gara successiva, che magari i giudici, siccome c'era un giudizio forse un po' più soggettivo, e questo può essere un bene o un male, mi raccomando, questo no. Però adesso invece tutti gli elementi devono essere codificati, quindi se non c'è un elemento, magari o una figura o ecco, mi era partito il telefono, sì, i giudici non sanno come giudicarlo, quindi è impossibile presentarlo in gara. E anche a livello coreografico, magari qualcosa che una volta ci azzardavamo a fare in più, adesso è tutto scritto. Quindi l'unica cosa è quello che mi manca, il fattore un po' emotivo e il fattore fantasia, che forse è un po' calato in questo senso. Però con questo regolamento siamo costretti tutti a lavorare ancora di più sulla qualità di ogni elemento. Ecco, l'unica cosa è questo, la fantasia e la parte magari un po' più emotiva, che ancora viene a mancare un pochettino, seguendo proprio alla lettera tutto il regolamento, è un po' difficile. Ma io credo che con il tempo poi riusciremo a modificare un pochettino, perché la parte, secondo me, emotiva, il cuore deve risaltare ancora di più. Parlavi di elementi codificati, no? Ed è molto interessante, perché tutti sappiamo che tra i grandi sollevamenti c'è un sollevamento che porta il tuo nome, no? Il Sento Venerucci. Penso che l'occasione sia propizia per raccontarci un po' quando è nato e come è nato.
Allora, ti ringrazio perché di questo, guarda, è una cosa di cui sono molto orgoglioso, perché sai, vincere delle gare, rimanere nell'albo d'oro è una cosa, poi però rimanere anche scritto in un regolamento di questa specialità, e oltretutto questo è un sollevamento che è quello che ha più valore, diciamo adesso, mi rende molto orgoglioso. Niente, noi lavoravamo con il nostro preparatore atletico, a Rimini, sai che si lavora molto senza pattini, e facevamo appunto allenamento sui sollevamenti, sulle figure e tutto. Dopo, a un certo punto, noi utilizzavamo un preparatore atletico che veniva dalla ginnastica artistica, e c'era un movimento, una figura che si faceva alle parallele asimmetriche, che adesso non mi ricordo neanche il nome sinceramente di questa figura. Però ci è venuto in mente, ma perché non provare a farlo? E abbiamo provato senza pattini a fare questo sollevamento. In più una salita che fosse diversa da tutte le altre. All'epoca non c'erano ancora tutto quello che insomma si vede adesso. Quindi per la prima volta è nato un sollevamento dove c'era una salita, dove c'era innanzitutto una figura mai vista e mai eseguita. In più una salita dove, al contrario di tutti gli altri sollevamenti dove si girava solo con un asse, in questa salita abbiamo inserito un giro su un altro asse, quindi come un salto in avanti della ginnastica artistica, in più la rotazione orizzontale. Quindi la difficoltà infatti di questo sollevamento è proprio questa. E siccome poi insomma dovevamo decidere il nome, perché anche all'epoca, pur non essendoci ancora il regolamento Roll Art, tutti i sollevamenti anche lì dovevano essere in qualche modo, almeno la maggior parte, codificati, a parte i cambi che si fanno poi nell'esecuzione. Però la salita poi è quello che determina il valore del sollevamento. Quindi abbiamo dovuto dargli un nome e ci è venuto questo nome, Venerucci. Ecco, anche qui l'unica cosa che mi dispiace è che nel regolamento, per esempio, quando si deve digitare l'elemento che è stato eseguito, lo specialist deve digitare insomma l'elemento che è stato eseguito, all'inizio c'era scritto VEN, la sigla era VEN, e invece adesso si chiama Spin Pancake, che mi sembra un po' quasi una cosa da mangiare. E quello, però mi hanno detto che probabilmente con gli anni, adesso col tempo si potrà modificare. Se poi riesci a avere anche il nome nella sigla del regolamento nel computer, allora guarda, è una cosa fantastica. Ma i nomi in inglese chi li ha decisi? La Wordgate. Ok, quindi non sappiamo il motivo per cui è stato chiamato Spin Pancake. Sì, perché sai, adesso la lingua internazionale naturalmente è l'inglese, e Spin Pancake perché è un misto, insomma, alla lettera praticamente significa spin, tipo un giro, pancake, sì, è la posizione che si usa in un determinato, solamente si chiama piatto, un misto fra questo, e quindi è nato Spin Pancake. Okay, però okay. Ecco, quello non l'ho messo io, sappiamo. Però per Spin Pancake è la sigla SP, PA, che vuol dire appunto Venerucci, il Venerucci. Perfetto, speriamo di vedere poi allora nel PDF in futuro magari. Pare che l'anno scorso c'è stato un cambio importante, no? Perché si sono ritirati Luca Codorni e Rebecca Tarlazzi, e sono esplosi alla prima gara subito Alice e Federico, che sono due atleti, Alice Esposito e Federico Rossi. In particolar modo io ho avuto modo di commentare quel trofeo Barbieri, dove è stato segnato il record del mondo, ed è penso sia la prima volta nella storia che capita alla prima gara stagionale di fare questi due programmi così importanti. Ti abbiamo visto il lacrime su Kiss and Cry, io te lo voglio dire da un anno, cosa hai provato in quel momento e cosa è dovuta a tutta quella commozione? Beh, la commozione è stata... Guarda, sinceramente, più che il punteggio tecnico, quindi avere magari essere riusciti a raggiungere un punteggio così alto, è la soddisfazione di veder realizzare il sogno di questi due ragazzi e di noi, di tutto lo staff che ci ha lavorato con questa coppia, riuscire a vedere finalmente sbocciare, perché prima, sai, anche se facevano bene, a me sinceramente in molte occasioni
mi hanno emozionato anche di più dell'altra coppia, che per carità io non, cioè, sono bravissimi, hanno sempre Certo, meritato tutto quello che ha meritato. Però sai, essere i vice magari ti lega in qualche modo non so, a non esprimersi forse al massimo, anche se naturalmente la voglia di superare i campioni è sempre tanta, quindi ci dai molto. Però in quel momento, sapere che in quell'anno avrebbero potuto vincere, diciamo, cioè raggiungere il loro sogno, quindi vincere i mondiali, perché non c'erano più loro. In quel momento loro forse si sono sentiti proprio così bene di potersi esprimere, potendo pensare di riuscire a vincere i mondiali, che hanno dato veramente il 101%. E quindi poi alla prima gara, che non te l'aspetti, perché sai, ci vuole un po' di tempo, il Trofeo Barbieri poi è in un periodo in cui in genere i ragazzi non sono ancora in forma. Però per noi è un'istituzione, quindi il Trofeo Barbieri si deve fare, anche se non sei in forma. E poi, appunto, venendo da casa con gli allenamenti che magari non erano ancora al 100%, vederli fare una performance così, cioè, siamo scoppiati tutti in lacrime, perché veramente abbiamo detto: quest'anno possiamo farcela. altra coppia che sta crescendo di colpi sono Nicole Mills e Tommaso Cortini, Ah, sì. che ancora non sono magari riusciti a eseguire i due programmi perfetti, È però vero. hanno dimostrato una personalità molto importante, delle linee bellissime. Io ogni volta che parlo di loro sottolineo sempre questo aspetto. Per quest'anno, come vedi le tue due coppie di punta senior per quest'anno che sarà, ora ci arriviamo, molto importante, soprattutto per dove si svolge il mondiale, no? Sì, allora guarda, noi chiaramente dedichiamo lo stesso tempo sia una che all'altra coppia. Quello che ci fa piacere è che pure sono tutte e due di altissimo livello, e per me adesso c'è il campione del mondo e ci sono i vice campioni del mondo, quindi rispettando le gerarchie si pensa sempre in questa maniera. Però quello che ci fa piacere è che sono due coppie ad altissimo livello tutte e due, e anche differenti, perché hanno cose, ognuna delle due coppie ha delle particolarità che, dove sono secondo me i migliori. Quindi magari, non so, una coppia può darti di più emotivamente, l'altra coppia tecnicamente, una coppia magari è un po' più, diciamo, la parte migliore può essere il sollevamento dell'altra coppia. Quindi hanno caratteristiche diverse, che poi secondo me è alla fine un giudizio un po' soggettivo quello che può mettere davanti una coppia o l'altra. Chiaramente i campioni sono i campioni e gli altri devono farsi la gavetta per arrivare dove sono arrivati loro. Quindi per me però il bello è che appunto non c'è una coppia da dire a questa mi piace, a quella no. Io posso dire: questa coppia mi piace di più per alcune cose, quell'altra coppia mi piace di più per altre. Quindi diciamo che sono un po' paritetiche da questo punto di vista. Quest'anno, appunto, come dicevamo, il mondiale sarà in casa. Ancora non è ufficiale perché mi sembra che il lancio delle location sarà domani, che è il 1 febbraio, ma potrei sbagliarmi. Tu hai avuto la fortuna di partecipare al forse il mondiale più incredibile della storia recente, che è quello di Firenze nel 2001. Tra l'altro, ora vediamo se ho la memoria Sì. giusta. Se non sbaglio, il campionato italiano prima di quel mondiale lì, che è stato a Norcia, se la memoria non mi inganna, Sì. se non ricordo male, voi, tu e Beatrice Palazzi Rossi, avete preso 10 in entrambi i punteggi. No, proprio al mondiale, al mondiale. In entrambi? Sì, ma Adesso agli italiani tutti? non mi ricordo sinceramente, guarda, veramente. Ok. Ai mondiali di sicuro, però c'è stato solo un 9-9, mi sembra, o Ok. 9-8, e che poi questo giudice, poveretto, è stato anche fischiato. Però, mamma mia, vabbè, dimmi, dimmi. Allora, ho confuso le due gare. Io mi ricordo che in quei mondiali lì non si sentiva il punteggio. Cioè c'era talmente tanta confusione che non si è capito più niente. Palazzetto dello Sport di Firenze, tra l'altro aperto da pochissimo, pieno Sì. in ordine di posti. Guarda, Arrivi c'era la gente fuori, c'era la e gente fuori esatto. che non poteva, c'erano i posti alla fine, non so se 8.000, 10.000, adesso non so quant'era la capienza,
erano pieni e la gente che doveva tenere, c'era la sicurezza, insomma, che doveva tenere la gente fuori perché non riuscivano più a entrare. Quindi un'atmosfera unica nel proprio genere. A Rimini probabilmente si giocherà in casa, quindi ci sarà anche questa tensione in più di vincere a casa propria, come obiettivo ovviamente. Come ci si prepara un evento del genere? Perché è chiaro che i mondiali sono tutti uguali, il mondiale in casa è un po' come l'Olimpiade in casa, poi è un World Skate Games in casa, quindi è ancora più importante. Sì, diciamo che quando ci è stato proposto, insomma, l'organizzazione, a me, insomma, e i miei tre soci, che sono poi mia moglie, Cristina, Fabio e la sua compagna, e noi siamo rimasti molto attoniti, nel senso che è una cosa che ti inorgoglisce molto, una cosa che ti dà molto orgoglio. Però è anche una responsabilità veramente grossa. Adesso abbiamo avuto l'ufficialità per organizzare questi campionati, ci stiamo cominciando a muovere e a casa, sai, è ancora più dura forse. Se era da organizzare in un altro posto, come abbiamo fatto tanti anni con degli altri ragazzi che organizzavamo show, esibizioni, cose del genere, gare, però un mondiale è sempre mondiale. La nostra fortuna è che partiamo da un'esperienza di Rimini, della città di Rimini, dove, che ha organizzato già nell'85 un mondiale, tra cui c'erano, mi ricordo, anche la mia società all'epoca e anche i miei genitori erano parte dell'organizzazione. E quindi partiamo già, diciamo, avvezzi a organizzare. Poi la città di Rimini credo che come accoglienza sia una delle migliori, non in Italia, forse al mondo, quindi avremo il supporto del comune, della provincia, della regione, quindi siamo in una botte di ferro. Adesso sta in noi essere bravi a richiamare, insomma, gente. Ecco, il nostro scopo è quello di riuscire a richiamare più gente possibile, ma non solo degli addetti ai lavori dell'ambiente. E pensiamo che a Rimini in quel periodo la fortuna è che magari la stagione non è ancora alta, quindi i prezzi possono essere ridotti un pochettino, ma comunque c'è ancora molta gente, molti turisti, quindi il nostro obiettivo è quello di far vedere a più gente possibile che non conosce il pattinaggio, appunto, il nostro sport, e rendere questo campionato mondiale più che come un campionato mondiale, come uno spettacolo, uno show dove la gente non solo guarda i campioni, ma deve venire lì per il piacere di vedere il pattinaggio nella forma anche più spettacolare, forse, diciamo. Quindi il nostro intento è quello di richiamare più gente possibile per far vedere la gente il pattinaggio, diciamo, anche a chi non conosce il pattinaggio, e che vada passi una serata tranquilla, spensierata, come andare, non so, a un concerto, a teatro o al cinema, ecco. Che è importantissimo, perché abbiamo visto, appunto, abbiamo parlato di Firenze come hanno forse spartiacque, quindi potrebbe essere anche, tra l'altro si potrebbe anche, quando si sanno già le date di massima, proprio delle gare di... Sì, guarda, sono dal 6 al 21 settembre. Ok, quindi 6 o 22, comunque, sì, perché inizialmente dovevano essere le prime due settimane, poi in concomitanza è sorto un altro evento a livello mondiale per cui alcuni personaggi non potevano essere presenti, quindi è stato spostato quasi di una settimana, quindi dal 6 al 21 o 22 settembre. Perfetto, perfetto. Sarà una occasione incredibile. Tra l'altro, se vorrete, siete invitati proprio voi dell'organizzazione, magari verso giugno, per parlare un po' dell'avanzamento dei lavori. Se ci sono magari delle anteprime che ci potete dare, noi siamo assolutamente contenti e speriamo. Grazie, grazie. Grazie, Patrick. Io ti saluto perché so che devi scappare in pista. Sì, perché ho degli ospiti, sai, ogni tanto a Rimini vengono persone, atleti, tecnici da fuori, e adesso sono venuti da molto fuori. Ho degli ospiti che vengono da Taiwan, da Taipei. Okay. Quindi mi devo dedicare, oltre che alla preparazione dei nostri ragazzi, che adesso cominciano le gare più importanti,
e alla preparazione di questo mondiale, anche insomma, devo stare dietro insomma a questi ragazzi che vengono da Taiwan, quindi ho pochissimo tempo. Ti lasciamo andare, ti ringraziamo tantissimo, quando vuoi sei benvenuto. Grazie a voi. E noi invece ci sentiamo come sempre il mercoledì alle 19.30 sempre qui su Sport U TV, che tra poco, ricordiamo, diventerà OA Sport TV, manca sempre poco. A mercoledì prossimo e buona serata. Ciao.